I sacchetti biodegradabili per frutta, verdura, pesce e carne. La maggior parte delle catene di GDO li fa pagare 2 centesimi di euro. Alcune chiedono solo 1 centesimo mentre altre, una minoranza, applicano un prezzo di 3 centesimi a Shoper. Il Fatto Alimentare ha condotto un'indagine su 15 marchi della grande distribuzione per capire a quanto ammonta quella che molti hanno criticato come una nuova tassa per il consumatore. Secondo GFK Eurisco la spesa annua si attesterebbe tra i 4,17 e gennaio 12, 51 euro all'anno, a seconda del prezzo applicato su ogni Shoper, tra 1 e 3 centesimi, appunto. Le catene più virtuose risultano Conad Tirreno, Coop Toscana, Unesed Esselunga. In questi supermercati gli Shoper biodegradabili costano solo 1 centesimo. Lidl, Natura Si e Pam sono invece i marchi che applicano il prezzo più alto con 3 centesimi a busta. Nel mezzo ci sono tutti gli altri: Auchan, Conad, Coop Italia, Coop Lombardia, Erospar, Gross, Ipere Simpli con 2 centesimi. Nel frattempo continua il dibattito tra associazioni di consumatori e istituzioni. Secondo MDC, Movimento Difesa del Cittadino, il prezzo corretto è quello di 2 centesimi a sacchetto. La polemica sulla tassa aggiuntiva, però, non esiste. I cittadini hanno sempre pagato il prezzo dei sacchetti di plastica necessari per imbustare e pesare frutta e verdura ai supermercati, solo che questo prezzo non era esplicitato nello scontrino a differenza di quanto previsto dalla legge garantendo una trasparenza dei costi che prima non c'era. MDC critica però la norma nel punto in cui non consente agli esercenti di offrire gli Shoper in omaggio al cliente. Riguardo alla possibilità di portare buste da casa, evitando quindi di pagarle alla cassa ogni volta che si fa la spesa, neanche la circolare del Ministero dell'Ambiente sembra aver risolto la questione. Nel testo il Dicastero si dice orientato a consentire l'utilizzo di sacchetti di plastica monouso, già in possesso della clientela a patto però che non siano stati utilizzati in precedenza e che rispondano a criteri igienici che gli esercizi commerciali potranno definire in apposita segnaletica e verificare, stante la responsabilità di garantire l'igiene e la sicurezza delle attrezzature presenti nell'esercizio e degli alimenti venduti alla clientela. È una circolare interpretativa che non risolve e non chiarisce un bel nulla, commenta Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. OAS-RIC, bottom, come fa il consumatore, poi, a sapere se il sacchetto è quello previsto dalla legge, misura lo spessore in micron del sacchetto. È incredibile che in questa vicenda manchi qualunque coordinamento tra Ministero dell'Ambiente e della Salute, per una circolare congiunta prosegue Dona.